Amici bellini, mi sono svegliato presto al mattino per riguardare la partita. Rumori incredibili. No, stavo aspettando perché questi rumori non finiscono. Vabbè, come capita, cominciamo. Allora, speriamo veramente che questi rumori non ci... Perché i rumori... Mamma mia. Vabbè, Gianluca Famiglietti, benvenuto nella famiglietta dell'azzurro fluido, lasciate i like, ma veramente stavolta voglio 1000 like per questo video qua, non so quanti ne sono arrivati negli altri, però 1000 like per questo video sono il minimo. Voglio concentrarmi solamente sul campo. Mi rifiuto di commentare il rumor di Gasperini, mi rifiuto assolutamente. Hanno fatto tutti i nomi, come potete vedere, insomma, c'era da aspettarselo. Ma veramente l'unico nome, questo sto ripetendo, l'unico nome che non uscirà è il nome di Tore Falanga. Per il resto usciranno tutti i nomi e oggi ne facciamo uscire un altro. Così copriamo, we cover all the options. Screenshot immediatamente perché devo fare le pagelle a goduria assoluta. È una masterclass tattica di Spalletti. Il Napoli ha dimostrato che ci tiene e ve lo spiego proprio a livello visivo. Allora, qua sono io che copro, ma si vede bene? Siamo al quinto minuto e si vede bene questa copertura di Elmas. Mo, voi ditemi quello che volete voi. Elmas, c'hai un debole per Elmas? No. Facciamo una precisazione. Io credo che un debole io ce l'ho per Zielinski, perché il modo in cui Zielinski si muove, il modo in cui accarezza il pallone, il modo in cui il suo primo controllo è un controllo orientato per stare sempre faccia alla porta, io ho un debole per Zielinski. Per quanto riguarda Elmas, credetemi, è semplicemente rilevare la prestazione. Elmas ha fatto una prestazione difensiva mostruosa, era dappertutto, e questo è uno degli esempi, perché ovviamente il capitano era a tutto campo ed Elmas lo copriva ogni volta. Qua c'è l'uno contro uno con Rachmani, arriva Elmas e gli soffia il pallone. Grandissima prestazione di Elmas. Andiamo avanti, mi chiudo dentro, comincerò a sudare, ma i rumori non si possono sopportare. Contemporaneamente al lavoro difensivo di Elmas, sottolineiamo anche il lavoro difensivo di Kvara. Qua ruba palla a Bellanova, credo fosse. Kvara, anche altra grande partita. Hanno dimostrato uno per uno di stare sul pezzo. E veramente, veramente qualche cosa di... È stata una partita sontuosa, mostruosa. Il Napoli non ci lascia quell'amaro in bocca che abbiamo avuto nelle ultime partite, dove sì, qualcosina, però no. Questo è il Napoli quest'anno, questo è l'esempio della partita, inutile ricordarlo. Battere l'Inter significa averle battute tutte, qualche cosa veramente di sublime e che ci lascia lo zucchero negli occhi, nel cuore, veramente straordinario. Cerchiamo di andare velocissimi perché gli screenshot questa volta sono veramente tanti. Questo poi capita quando io guardo mezzi highlights e poi, riguardando la partita con tranquillo, senza il patè del risultato, mi rendo conto che qualcosa negli highlights proprio non c'è. Per esempio, il gol di Simeone negli highlights non è proprio stato, quindi io non ne sapevo niente, e lo vedremo tranquillamente. Qua, su questa punizione di Zielinski, io capisco che il Napoli non sta facendo il compitino, non è in campo perché da calendario devi stare in campo e devi fare le sue partite. Qua significa che fai il di più, significa che sei sul pezzo. Questa, e tutte le punizioni del Napoli mi hanno dimostrato questo. Questa è la punizione di Zielinski, che vede il movimento di Anghissà, che fa una bella mezzaluna e riceve il pallone e sparerà, però la palla finirà di poco fuori. Questa è solo una, ma ce ne sono tantissimi di esempi, andiamoli a vedere tutti. I like, vi siete dimenticati i like, anche perché poi dopo dobbiamo fare le pagelle. Mi rifiuto di parlare di Gasperini, mi rifiuto di parlare di Thiago Motta, eccetera. Allora, in questo caso cosa vi faccio vedere? Elmas, perché si è creata ieri veramente, ecco perché non fai il compitino ma vai oltre, si è creata veramente quella rumba di cui ci parlava Spalletti 2 anni fa, e l'abbiamo vista spessissimo in questa partita, creare superiorità numerica nelle varie zone del campo per liberare poi la zona, diciamo, la zona debole, no? E quindi quando tu fai questo e crei densità in una zona, o ti seguono a uomo o c'è, hai creato la superiorità e non c'è più quel problema di asfissiare una fonte di gioco. In questo caso vedete che Elmas si muove là e riceve da Zielinski. Qui c'è Oliveira, qui c'è Kvara,
qui c'è Anguissa e qui c'è Di Lorenzo. Quindi praticamente si sviluppa l'azione e questa azione porterà all'altro tiro di Anguissa, molto che va veramente di pochi millimetri fuori, perché Anguissa continuerà e andrà ad occupare l'area, cosa che il Napoli ha fatto molto bene. Ed ecco che vediamo proprio Anguissa che va al tiro. Vedete come però Osi è nella posizione giusta, Zielinski è venuto ad aiutare a riempire l'area, Elmas a rimorchio fuori dall'area, Di Lorenzo sempre lì propositivo, dietro di me qua c'è pure Bobotka, l'unico forse un po' più passivo nel primo tempo è Olivera, ma nel secondo tempo anche lui lo vedremo spesso riempire l'area. Idem con Patate e Kvara, guardate dov'è, è sulla destra a creare superiorità, questo è il cross che Elmas farà bello morbido per il colpo di testa di Osi, che impatta bene, però finisce centrale tra le braccia di Onana. Zielinski che riempie l'aria. Molto bene, veramente non gli abbiamo fatto capire nulla. Tatticamente era ingiocabile il Napoli ieri. Questa parla da sola, questa non ve la devo raccontare. Ovviamente con Gagliardini già ammonito mi sembra chiaro che la palla non la prende proprio, diciamolo, e alza la gamba più non posso proprio per prenderlo Kvara, che era in volo alla Holly e Benji e se ne stava andando anche in contropiede. Come vedete l'arbitro è troppo lontano per poter vedere, o forse è troppo vicino, ci ha detto Orsato, non lo so. Comunque una decisione impossibile che quindi l'arbitro non prende. Sempre per la questione dei raddoppi e della superiorità numerica, l'azione si sviluppa da Kim, che trova il passaggio filtrante per chi? Per Anguissa che va a raddoppiare su Zielinski, perché Anguissa te lo aspetti qua. E invece no, mobile a tutto campo, Lobotka è qui e non viene nemmeno, anche lui si muove tantissimo, quindi non viene asfissiato, lo guarderà sempre Aslani. Però quando Anguissa ti dà tutte queste soluzioni e quindi va ad aiutare Zielinski nella proposizione, riceve palla e l'azione si sviluppa. Che meraviglia, che meraviglia. Nel tentativo disperato da parte mia di farvi vedere cose che gli highlights non vi faranno vedere, rigore su Osimhen, cioè, ma quello accentua, ma a me che me ne frega se accentui o no. Gli hai tirato la maglietta, l'hai sbilanciato, si stava girando col pallone, lasciamo perdere perché abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la partita, però non lasciamo perdere. Questa è una cosa che se poi il Napoli arriva punto a punto diventa importante, quindi ne parliamo per l'anno prossimo, ci segniamo tutto e ci ricordiamo tutto. Devo fare più piccola questa cosa perché vi devo far vedere anche Di Lorenzo. Ancora una volta, superiorità numerica, il Napoli mobile, la palla se la viene a prendere qua Elmas. Qui abbiamo Anguissa, qui abbiamo Lobotka, abbiamo Zielinski, abbiamo Olivera, abbiamo Kvara. Osimhen qua che cerca di portarsi un pochino, guardate come De Vrij lo deve guardare, dice boh che faccio, vaga là, vaga qua. E Di Lorenzo è pronto a fare questo movimento per andare a riempire l'area. Quanti polmoni. Recupero difensivo di Elmas, scivolata pulita sul pallone, su Correa, per evitare l'uno contro uno, evitare che poi Correa potesse fare questo lancio nello spazio per Lukaku, che sarebbe stato difficilissimo da coprire. Elmas, perché ovviamente Di Lorenzo, guardate dove sta là, perché sta sempre in attacco, cercano di recuperare Di Lorenzo e Anguissa, ma c'è sempre Elmas a coprire, c'è sempre Elmas a dargli una mano. Ma evidentemente io ho il debole per Elmas, assolutamente. Zielinski, che non fa il compitino, ve lo faccio vedere qua. Il calcio di punizione cerca di sorprendere Onana e qua mi fai capire veramente che il Napoli non segna sul calcio di punizione. Esattamente, abbiamo avuto un po' di punizioni e in questo caso Zielinski cerca di sorprendere Onana su questo calcio di punizione. Il pallone finirà qui leggermente fuori, però mi piace l'idea, mi piace che lo vuoi fare, mi piace che ci stai pensando, non è la metto in mezzo e vediamo. È il Napoli che poteva fare, che voleva fare di più. Fallo di mano in area su un tiro di Anguissa, la palla sbatte prima penso sul ginocchio e poi dopo sulla mano, che è abbastanza larga. Questo è il movimento in cui c'è il doppio contatto, la mano è larga, ma possiamo anche dire che questo è un movimento congruo con l'arbitraggio che si fa contro il Napoli. Sempre per la storia, non facciamo il compitino, ma siamo concentratissimi, abbiamo una voglia di vincere matta. Inizio secondo tempo, si comincia con questo schema, il famoso schema Liverpool, ce lo ricordiamo, il calcio d'angolo battuto subito. Zielinski vede Di Lorenzo liberissimo, lo serve con questo passaggio veloce, non hanno il tempo di marcarlo, Di Lorenzo riuscirà a tirare, ma Onana avrà un riflesso e la rimetterà in calcio d'angolo. Bravo Napoli. Qua scattano voti alti, eh? È il voto più alto è per Spalletti, però io vi devo far vedere ancora una volta
come si sviluppa l'azione. E qua noi abbiamo Kvara qua. Vi renderete conto? Rachmani, Lobotka, Anghissà è qui. Oliveira è qui in mezzo. Oliveira è in mezzo ad Anghissà e Zielinski. Perché? Perché Spalletti ce l'ha fatto capire che i terzini si devono muovere anche internamente. Qua riceve Elmas. Di Lorenzo ha fatto il suo movimento ad andare ad aiutare a riempire l'aria Osi. Che spettacolo, che spettacolo. Ma secondo voi Di Lorenzo non arrivava fino a sinistra per dare una mano? Di Lorenzo Oliveira, per dare una mano allo sviluppo del gioco dei dribbling di Kvara? Secondo voi non lo faceva? Lo faceva. Lo ha fatto. E qua facciamo vedere, spendilo un fallo. Elmas è qua, io lo apprezzo tantissimo, scatta un voto in più, io gli darei un voto anche più alto per il fallo, perché l'Inter ovviamente in 10 uomini aveva solo l'opzione di fare questi contropiedi fulmine e potevano essere pericolosi. Vedete come scappa Kim, scappa Rachmani, se ne vanno, ti fanno tipo il Milan. Elmas spende il fallo, si prende il cartellino giallo e l'azione finisce. Bravo Elmas. No, ma io c'ho il debole, sicuramente c'ho il debole. Il gol di Anghissà è bellissimo, riceve palla da Zielinski, però facciamo notare che Elmas è qui. Elmas, ricordiamo che dovrebbe stare in questa zona perché gioca da esterno destro. Facciamo notare che Oliveira è qui a riempire l'aria, che qui c'è Di Lorenzo e che Kvara è sotto di me. È lì che si sviluppa l'azione. Quando riempi l'aria così, crei il panico e siamo veramente devastati. Record di screenshot, facciamo vedere anche questa azione, perché non è, in questo caso dobbiamo sottolineare che non sono iniziative personali, private, dei vari giocatori di cambiare lato e di andare da tutt'altra parte, perché quando Raspadori rileva Elmas e quindi dovrebbe giocare sulla destra, qua lui riceve palla da Zielinski dopo un 1-2 con Simeone, ma Raspadori parte praticamente da alle spalle di Simeone, alla sua sinistra. Qua riceverà palla da Zielinski, supererà Onana, ma poi avrà un problema di controllo e non riuscirà a tirare. È bellissimo anche l'ingresso di Raspadori in questo caso. E sottolineiamo anche che Zielinski è finito a destra e Anghissà è finito a sinistra. Non ci potevi acchiappare, non gli abbiamo fatto capire niente. Questo è quello che non vi fanno vedere, non ce lo dicono. Questo è quello che non vi fanno vedere, perché non è finito nemmeno negli highlights che stavo guardando. Il gol di Simeone regolarissimo, dove Kvara fa una cosa bellissima di altruismo. Zielinski che in progressione perde il footing, no? non riesce a mantenere l'equilibrio, ma riesce miracolosamente, cadendo, a tenere la gamba destra alta, colpire prima il pallone, poi con la sinistra allunga il pallone verso Kvara, che con altruismo la darà a Simeone, che arriverà per il tap-in vincente. Ragazzi, questo è un gol regolarissimo, clamoroso, perché questo non è mai fallo. E da questa inquadratura si vede benissimo, l'arbitro si prende 3, forse uno dei voti più bassi, perché veramente mai viste cose del genere. Tu già devi ammonire Gagliardini al 20esimo e non al 43esimo, non puoi fischiare prima, non puoi poi... 3 comprende anche il VAR, ovviamente. Un gol così regolare, quando si prende solamente il pallone e poi dopo col sinistro riesce a spostare il pallone, non si accetta, non si può accettare. C'è anche un errore secondo me nel finale, perché sul gol di Gaetano si poteva secondo me chiamare fallo per eccessiva vigoria su quel colpo di testa di Juan Jesus che dà addosso ad Acerbi. Lì secondo me si poteva chiamare fallo e non ci sarebbe stato il gol di Gaetano, quindi chiamiamo anche un errore a favore dell'Inter. Male, malissimo, ma proprio male. Qui l'unica dolente nota su questo cross di Di Marco, qui Juan Jesus aveva tutta la possibilità di spazzare il pallone, perde proprio quel momento, sai, di equilibrio tra destro e sinistro. Avrebbe dovuto intervenire probabilmente con il destro, forse anche la paura di fare autogol, e qui gli sguscia dietro Lukaku e farà il gol dell'1-1, che ci mette un po' di tristezza, ma il Napoli non aveva assolutamente intenzione di pareggiarla sta partita. Tanto è vero che questo gol è indescrivibile. Indescrivibile per bellezza, per potenza, per balistica, per simbolismo, per il fatto che lo fa proprio il capitano, per il fatto che lo fa con il piede non suo, per il fatto che va subito a raggiungere Spalletti, e Spalletti in conferenza ci fa sapere anche: io ho chiesto quando mi viene ad abbracciare, e mi ha accontentato. La mette in un angolo che non esiste, un gol senza senso. Non la riesco nemmeno a disegnare bene la parabola, perché è qualche cosa di spettacolare. Più qua, più qua.
Proprio così, proprio così. Mamma mia, mamma mia. Non ho parole. Mi piaceva far vedere gli applausi di Osi al gol di Gaetano, perché Osi ovviamente esce dicendo un why. Why? Perché? Perché mi togli che sto ancora lottando per la classifica dei capocannonieri? Ci sta essere arrabbiato, non ci sta farlo in quel modo. Capisco l'attaccante che vuole segnare, ma un attaccante che poi sbollisce subito, resta sempre in panchina a guardare i suoi compagni. Che bella anche la faccia di... Ha segnato proprio Gaetano, sorrisi, applausi, un sogno anche per Gaetanino. Ultimi due screenshot, nella speranza assoluta che nessuno, che vi faccia vedere cose che nessuno vi ha fatto vedere. Questo probabilmente arriverà come video TikTok di qualcuno che l'ha fatto in campo e che ha zoomato. Il bacio di Gaetano al campo, si fa il segno della croce, da un bacio al campo al momento del fischio finale dell'arbitro. Veramente momenti emozionantissimi. E mi facevano notare che Gaetano ha più gol di De Catelan. Ultimissima immagine, Spalletti che abbraccia Lukaku, Lukaku che abbraccia Spalletti con affetto, con stima, con fair play, con Kvara che guarda anche un po' geloso. Non significa niente a livello di mercato, significa semplicemente l'apprezzamento da parte mia nei confronti di un uomo che ha dimostrato di avere grandissimi valori, ed è per questo che non voglio assolutamente commentare nemmeno l'idea Gasperini, perché si va oltre il campo, si va oltre le tattiche, le qualità di un allenatore e quello che può dare alla squadra. Le qualità umane vanno oltre e noi andiamo sempre oltre, e quindi accettiamo tutti, possiamo accettare veramente tutti gli allenatori possibili, che siano di una fede dichiarata, che giochino con tre difensori, che facciano catenaccio e contropiede. Ci abituiamo a tutto, perché poi indossano la nostra squadra e ci abituiamo a tutto. Però questo uomo qua io lo voglio ringraziare, perché ci ha insegnato un modo di essere e incarna quello che è anche la napoletana, la incarna lui più di altri. E quindi non esiste Gasperini, non esiste. E io credo che alcune notizie escono anche per vagliare, per soppesare le varie reazioni della piazza, no? Se una società ha in mente tre nomi, per dire, li fa uscire, li suggerisce ai giornali che li mettono in pasto sui social, e se c'hai il dubbio, c'ho 50 e 50 tra l'uno e l'altro, ti rendi anche conto magari dell'umore della piazza e puoi scegliere di conseguenza. Questa è anche una speranza, cioè che non ci sia fondamento sull'idea di Gasperini, perché altrimenti, ve lo dico subito, si continua a tifare per il Napoli, ma io un personaggio del genere gli darò addosso. Potrebbe essere, parrebbe, ma penso che non ci sarà problemi, che non dovremo vedere una cosa, quel giorno non lo dovremo vedere mai. Bene, andiamo a dare i voti, è difficile, siete autorizzati a cambiarli nei commenti, mi cambiate tutti i voti. Meret qua è senza voto praticamente, gli do un 6, veramente non ha potuto fare una parata, il gol che prende senza voto. Meret senza voto, non ha senso dargli il voto. Do 6 ad Olivera, mi piace che anche lui partecipi alla manovra, che si faccia vedere, però non dà mai, mezza volta lo ha fatto, dare una soluzione alternativa a Kvara, non si sovrappone mai esternamente, ed è forse quello che insieme a Juan Jesus mi ha convinto di meno ieri. Ovviamente raggiunge la sufficienza, perché il Napoli è dominante e merito anche suo, perché è lì, però 6, probabilmente quello che ha il voto più basso. Do 7 a Kim, potrebbe essere anche 7 e mezzo, ma devo differenziare anche con gli altri che devono prendere un voto più alto. 7 a Kim e 7 a Rachmani, bravissimi in impostazione, lasciano pochissimo a Lukaku, a Correa, poi a Lautaro, insomma prestazione sontuosa di entrambi. A Di Lorenzo devo dare 9 e mezzo, solo perché non do 10, non lo so se ho mai dato un 10 e non so se mai lo darò, il 10 è quello là, e quindi 9 e mezzo al capitano. Partita a tutto campo, partita tatticamente perfetta, impreziosita da un gol che non ha senso. 9 e mezzo a Di Lorenzo, 7 e mezzo a Zielinski, e ovunque, anche assist, bello, pronto, concentrato sul pezzo, sempre propositivo a tutto campo. 7 a Lobotka, fa meno magari degli altri centrocampisti, ma è sempre lì preciso e sbaglia pochissimi palloni. 9 e mezzo anche ad Anguissa,
9 e mezzo anche ad Anguissa, che ha fatto la partita dominante sua, è sembrato di nuovo l'Anguissa di inizio stagione, farcita la prestazione, è farcita anche da un gol bellissimo, non facile, e quindi 9 e mezzo anche ad Anguissa. Se questo Anguissa torna a essere questo per l'anno prossimo, state tranquilli con qualunque allenatore. Do 7 a Kvara. Non è detto che debba segnare per forza, ma è sempre un pericolo pubblico, sempre quando riceve palla è sempre pronto al dribbling, dà sempre una soluzione ai suoi avversari, si attira 3-4 agli avversari, ai compagni, perché si attira 3-4 avversari addosso e riesce a superarli molto spesso. Va anche al tiro, viene solamente fermato da una buona prestazione di Onana. 7 a Kvara, 6 e mezzo ad Osi, voglioso ma non è riuscito ad impattare. 7 ad Elmas, partita veramente anche lui ovunque, partita difensiva straordinaria. Diamo anche un 7 a Simeone, che aveva fatto il suo gol regolarissimo e poi, dopo averne sbagliato uno facile sul un tapin facile, riesce a dare l'assist vincente a Gaetano. Non voglio dare voto a Juan Jesus perché gli voglio bene, e do 7 anche a Gaetano. Buono l'ingresso anche di Politano, buono l'ingresso anche di Raspadori. Do 7 a Gaetano e do 3 all'arbitro, perché non è che uno il Napoli vince e tutto a posto, no. 3 all'arbitro si dà 3. Da New York, Valerio Fluido è tutto. C'è sicuramente molto altro di cui parlare tra conferenza, tra parole di Spalletti, parole di ADL e le cose che devono succedere alla Juve. Vorrei fare una live, non so quando la farò. Fatemelo sapere nei commenti, scrivetemi in privato. Siete liberi di contattarmi in tutti i modi possibili e immaginabili. Io sono innamoratissimo di questa squadra, di questa conduzione tecnica. Mi dispiacerebbe tantissimo non vedere Spalletti l'anno prossimo sulla panchina. Vediamo, portiamo un po' di pazienza, si saprà a fine campionato. Questa tiritera ce la portiamo avanti, usciranno tutti i nomi possibili e immaginabili. Noi con una santa pazienza almeno apprezziamo che Spalletti è sul pezzo, che la squadra non ha staccato la spina e che aveva ancora stimoli per concludere questo campionato meraviglioso nel migliore dei modi. C'è ancora un obiettivo: fare 92 punti. Si può fare battendo il Bologna e battendo la Sampdoria. Dai Napoli, regalaci un ultimo sogno. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, Marau, che meraviglia, io me li faccio. Sono Saverio, no, sono Saverio Soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete la faccia di like? Niente più, dai, basta, basta, sei cringe. Quante cose.